oggi è, A può questo, permettersi poco, può fare una vita vicina alla soglia di povertà. sì, a questo proposito, questo è un buon assist, questo di Dino Gianrusso, voglio chiedere a Roberto Sommella, ho letto che le commissioni finanze di Camera e Senato hanno, diciamo, preparato, elaborato un documento che in qualche modo può essere di guida al governo appunto per la famosa riforma fiscale. Insomma, Adesso fiscale. sappiamo che ci sono dei nodi legati alla flat tax per le partite IVA, la patrimoniale, vari insomma, temi che sono di natura più squisitamente politica e che vanno approfonditi. Però diciamo, il faro di tutto questo è tentare di abbassare l'IRPEF al ceto medio, diciamo, questa è la stella polare, cioè tra i 28.000 mi pare 55.000 euro. È una buona base di partenza dal tuo punto di vista? Beh, lo sento dire da decenni che vogliono Certo. abbassare la pressione fiscale al ceto medio, sarebbe comunque una buona base di partenza. Secondo me la riforma fiscale, con tutte le difficoltà del caso, perché bisogna mettere insieme chi vuole la flat tax come la Lega e chi vuole, diciamo, una tassa sulla successione come il PD di Enrico Letta, deve avere tre direttive fondamentali. La lotta all'evasione farà emergere lavoro regolare e quindi mettere nelle condizioni quelle imprese che lavorano nell'irregolarità di pagare i contributi e di dare un contributo anche al fisco, pagando i contributi, pagando le tasse. Questa è la prima cosa. Quindi sostenere queste aziende, perché se pagano le tasse ne pagano di meno quelle oneste. Sì. Noi abbiamo un sistema fiscale dove si pagano troppe tasse, perché in troppi le pagano, non le Certo. pagano. Non c'è Questa dubbio. è una cosa evidente, soprattutto per le imprese. Quindi alleggerire il carico fiscale delle imprese, prima cosa. Seconda cosa, se possibile, ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, che è quello che muove l'economia. Terza cosa, ribadisco, lotta senza quartiere all'evasione All'evasione fiscale. Se noi fiscale. non facciamo una lotta senza quartiere all'evasione fiscale, che vale 110 miliardi di euro l'anno, possiamo inventare qualsiasi strumento.